Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica degli ultimi video caricati. Come di consueto, eccoci a parlare dell'aggiornamento più famoso nel panorama dei pacchetti plugin ready to use, ossia il Complete. Giunto ora alla sua 12ª incarnazione, si propone in 4 vesti, in grado di soddisfare tutti i tipi di palato, da quello home recording già affezionato con Complete Select fino ad arrivare ai più esigenti arrangers and producers cinematografici con la Ultimate e Collectors. I prezzi variano quindi da 199 euro fino ad arrivare a 1599 euro per i pacchetti completi, mentre si riducono a meno della metà per gli aggiornamenti dalle versioni precedenti. In questa occasione recensiamo la versione top, ossia la Collector's Edition, che comprende tutta la produzione native, compresi i plugs e le librerie aggiuntive che venivano offerte agli utenti della Ultimate 11. Le novità questa volta sono tante rispetto alla versione 11, che abbiamo già recensito in un altro video. Arrivano infatti importantissimi update alle applicazioni storiche come Kontakt, vengono aggiunte delle librerie di sintesi, nuovi strumenti per Reactor, tanti effetti audio e le librerie orchestrali a 24 bit complete di tutto. È incluso, anche se non ancora disponibile, Massive X, che verrà rilasciato a febbraio del 2019, ma veniamo al dettaglio. Kontakt 6 è ormai il sample player più famoso in assoluto, è divenuto un must per ogni compositore di qualunque genere musicale si parli. Discusso e amato, Kontakt è il sample player per eccellenza, grazie al suo motore e ai tools di sviluppo ed adattare librerie complesse che lo rendono unico soprattutto per chi adora comporre musica da film. La versione 6 ha tante novità, la prima più importante è proprio il tool di sviluppo, ora appositamente semplificato per tutti gli utenti, trova spazio in una vera e propria applicazione indipendente chiamata Creator Tools. Vediamo qui degli esempi di cosa possiamo fare all'interno del Creator Tools associato con Kontakt 6, per cui abbiamo un debugger per librerie, diversi tipi di instrument editor, la possibilità di disegnare velocemente l'interfaccia, uno schema blocchi, uno script panel esterno rispetto alla classica composizione all'interno di Kontakt. Vedremo in futuri tutorial come utilizzarlo al meglio per creare i nostri strumenti. All'interno sempre di Kontakt 6 troviamo dei nuovi effetti e la possibilità di caricare direttamente in matrice quelli di native, come appunto il delay replica ad esempio, o i riverberi o i compressori che abbiamo sempre nel pacchetto di native, come il Solid Bass Compressor o il Transient Master. Sempre all'interno degli output abbiamo la possibilità di caricare invece gli stessi plugin, ma in insert, come se stessimo all'interno di un mixer reale. In questo modo troveremo poi i parametri di ogni singolo effetto qui sopra. La creazione dei sintetizzatori basati su Wavetable è diventata semplicissima, i nuovi filtri si adattano velocemente fino ad arrivare ad una creazione di librerie personalizzate come mai prima d'ora. Proprio grazie a questo sistema Kontakt 6 possiede tre strumenti basati su questo concetto, chiamati appunto Play Series. Troviamo quindi l'Analog Dreams, l'Ethereal Heart e Hybrid Keys, che aggiungono circa 10 GB di suoni in un'interfaccia un po' più raffinata rispetto al solito. Hybrid Keys è una collezione di pianoforti, li vediamo, che contiene appunto pianoforti, organi in una matrice AB dove possiamo combinare sia gli strumenti, quindi Wavetable, creati nel banco A e nel banco B, un po' come avveniva nei vecchi sintetizzatori. Analog Dreams possiede invece una collezione di sintetizzatori in stile anni 80. Sentiamo qualche suono. Possiamo navigare direttamente dalle patch qui in alto, quindi scegliere velocemente i suoni che ci possono interessare. Possiamo provare ad esempio dei pads. Veramente molto interessante.
Ascoltiamo qualche cosa di Hybrid Keys. Anche qui possiamo scegliere tra strumenti acustici, ad esempio. Oppure sintetizzatori. Ascoltiamo qualche sessione di Analog Dreams. Torniamo nel nostro out, togliamo ad esempio il delay che abbiamo inserito. Scegliamo un pad. Suoni che richiamano ovviamente le atmosfere del Juno o del CS80. Possiamo ovviamente manipolare il suono con gli effetti che troviamo qui sotto. Questo per quanto riguarda la serie nuovissima, la Play Series. Sempre all'interno di Contact 6 troviamo ovviamente delle nuove librerie, come ad esempio Thrill, che come suggerisce il nome stesso, crea dei clusters e delle texture di matrice horror tensiva, indispensabile per chi compone cinema. Anche qua possiamo scegliere Ambient, Mixed Hybrid. Aspettiamo che carica. Vi ricordo che sono circa 10 GB di suoni splendidamente registrati. Per cui un tool estremamente utile. Andiamo sulle percussioni, vediamo percussioni basse, ad esempio, mallet bows. Possiamo poi spostarci con il nostro jog wheel e modificarne il suono. Oppure morfizzarlo durante il playing. E quindi programmarlo velocemente anche via MIDI. Un'altra libreria introdotta con Contat 6 è la nuovissima Kinetic Toys. In questo caso troviamo dei sintetizzatori mischiati a suoni di giocattoli, per poter creare delle interessantissimi effetti anche durante il sound design. Eccoli qui. Possiamo ovviamente scegliere tipi di suoni. Oppure spostarci all'interno dei preset e modificarne l'aspetto con un'interfaccia assolutamente più divertente. Ascoltiamo un suono fatto con la melodica. Filtri di sviluppo ADSR li troviamo qui, quindi qui possiamo anche avere un piccolo riferimento più sensato del sintetizzatore. Andiamo oltre e raggiungiamo un altro pacchetto nuovo che si chiama Strummer Acoustic 2, dove questa volta troviamo le chitarre acustiche suonate splendidamente anche a 12 corde. Ovviamente con i key switch possiamo scegliere il tipo di pattern, quindi cambiarlo. Uno strumento utilissimo in fase di scrittura. Anche la registrazione dei suoni è splendida, quindi difficilmente ne faremo a meno durante l'arrangiamento. Per chi non suona la chitarra, ovviamente. Troviamo inoltre un secondo tool per i chitarristi tastieristi, come il nuovissimo Electric Sunburst di chiarissima ispirazione lespoleniana. Mentre
dove troviamo anche qua dei pattern già suonati con la nostra Les Paul, per chi necessita sempre di un velocissimo arrangiamento di chitarra su un brano pop, ad esempio, dove si incastra perfettamente. Nella serie Discovery troviamo questa volta, oltre all'India e al Balinese, il Middle East Instruments. Questo ci permette ora di aggiungere nuovi strumenti etnici al nostro palette di suoni. Di chiara ispirazione asiatica, utilissimo nelle fasi di scrittura del sound design per colonne sonore. Troveremo comunque qualche cosa di utile all'interno anche da inserire nei nostri brani elettronici. Questo è l'ensemble, oppure possiamo scegliere soltanto le percussioni o gli strings, ad esempio. Ultimo ma non ultimo troviamo ovviamente il Session Strings Pro 2, ovviamente nuova veste grafica in stile Session Horns Pro, quindi abbiamo la suddivisione dei bassi, celli, viola e violini direttamente in questa posizione. Attraverso il controller della Native Instruments possiamo muoverci poi nel sustain e nella configurazione degli archi, come vediamo. Facciamo caso ai riverberi e agli attacchi, che sono molto convincenti. Legati assolutamente interessanti rispetto alla versione precedente. L'ho trovato molto utile in fase di scrittura. I compositori moderni saranno soddisfatti invece del Collector's Edition, perché finalmente troviamo tutta la Symphony Series inclusa. Sono circa 120 GB di campioni orchestrali splendidamente campionati, in grado di rivaleggiare con la più costosa Spitfire, renderà la stesura delle parti orchestrali interessantissima. Dipende ovviamente dalle applicazioni e dal genere musicale dove verrà inserita, ma rispetto alle precedenti librerie Native Instruments è un'altra cosa, sicuramente la migliore in questo range di prezzo. Estremamente semplice da programmare, reagisce velocemente ai controlli di tastiera. Abbiamo visto come la dinamica sia pilotabile direttamente dalla modulation wheel. Stesso discorso per i key switch e tutte le altre tipologie di configurazione che possiamo ottenere. Vedremo poi in altri tutorial più dettagliati come utilizzarle al meglio. Stesso discorso ovviamente per i brass ensembles, i brass solos, percussion, woodwind ensemble e woodwind solos, mentre nel Complete Ultimate troviamo la versione Symphony Essential, per cui con un prezzo leggermente maggiore possiamo ottenere tutta la Symphony Series completa a 24 bit. Passando invece a Machine giova tantissimo dalla versione Collector, infatti troviamo ben 50 espansioni tra le più famose già pronte per essere utilizzate. Carichiamone ad esempio una, poi abbiamo già visto in altri video come utilizzare l'interfaccia di Machine. Ad
già pronte per poter essere utilizzate una miniera di suoni e pattern per scrivere tonnellate di nuovi brani. La mia preferita in assoluto, come sapete. Un'altra novità è la versione aggiornata di Reactor alla versione 6, che include questa volta al suo interno un nuovissimo instrument chiamato TRK-01. Il TRK-01 è dedicato principalmente alla musica elettronica, lo vediamo qui in breve, ed è uno strumento creato per suonare sequenze di loop e bass. Andando in play con la nostra song, all'interno della DAW ad esempio, potremmo apprezzarne tutti i suoni. È sicuramente molto più vicino al sintetizzatore puro che a un loop station, per cui immaginiamola come un 808 più un 303 abbinati insieme che lavorano contemporaneamente, perfetto per fare suoni elettronici. Ed è comunque una groove machine in grado di ispirarci nella creazione delle tracce. La sezione effetti audio si amplia, stavolta con strumenti in grado di colorare sempre in maniera creativa i suoni nei nostri mix. Ne sto già utilizzando qualcuno, come il famoso Supercharger GT, il nuovo Freak, eccolo, Flare, uno splendido chorus, Bite, che ho trovato estremamente interessante sulle batterie, è un beat crusher, Choral, sempre un effetto rotary simile al chorus, il Phases, un effetto di phasing. Questi sono i nuovi effetti che troviamo all'interno di Complete 12 in tutte le versioni. Li ho sistemati su un arrangiamento elettronico e li ho trovati estremamente interessanti. Vedremo poi durante il mix di questo brano come utilizzarli al meglio. Vi faccio sentire qualche cosa sulla batteria. Questa è la traccia di percussioni che passa dentro il choral, togliamolo. Facciamo caso alla spazialità, quindi allo stereo, soprattutto sulle frequenze alte. Quindi leggera apertura sul panorama stereo delle percussioni. Cassa. Ascoltiamo la cassa con byte inserito. Quindi questo beat crusher che sta lavorando in questo momento senza, come rende più analogica la sensazione della batteria. Mettiamo in play. Sentiamo all'interno del brano. Sulle chitarre elettriche ho utilizzato il Dirt, quindi un overdrive. Sentiamo le chitarre elettriche in solo. Bellissima distorsione armonica, come se fosse un compressore, ma in realtà sto distorcendo il segnale. Mentre sul basso sto utilizzando il Supercharger. Togliamolo. È un minimo di ambiente che ho creato con l'RC24, giusto un piccolissimo ambiente room per il basso. Mettiamolo. Vedremo poi più avanti come utilizzare gli effetti audio di Native Instruments nei mix. Io li trovo semplicemente utili e fantastici per la maggior parte delle applicazioni che dobbiamo fare in fase di mix in the box.
Complete rimane la collection più economica sul mercato per la programmazione e per la realizzazione di colonne sonore. I tools a disposizione sono veramente tanti. Credo sia possibile iniziare e finire un lavoro anche soltanto utilizzando questo pacchetto. Ripeto, nell'acquisto dei singoli elementi si ha un risparmio del 70% circa rispetto al costo per gigabyte, siamo veramente bassi. Non basandoci solo ed esclusivamente su Kontakt, ma pensando a tutti gli altri plugs, abbiamo a disposizione effetti eccellenti, sintetizzatori pazzeschi e batterie assolutamente utili. Faccio fatica a pensare ad un mio brano o album su cui ho lavorato realizzato senza aver usato uno degli strumenti di Native Instruments. Per chi possiede poi i controller esterni di Native Instruments, l'integrazione è totale, come abbiamo visto in altri video con il sistema NKS. Machine diventa invece completo e fortemente utile alla composizione di produzioni elettroniche. Guitar Rig ancora oggi lo utilizzo nelle colonne sonore e Reactor 6 è poi uno dei synth più espandibili e creativi che abbia mai provato. Le sue librerie interne come Monarch e Razor danno solo soddisfazioni. Un vero affare per chi ancora possiede la versione Complete 8 o 9, passare alla 12 ad un costo veramente basso. I possessori di Ultimate 11 hanno un vantaggio enorme se necessitano delle librerie Machine e delle nuove librerie orchestrali, altrimenti possono passare alla Ultimate 12 per aggiudicarsi il nuovo Massive X e tutte le nuove funzioni di Kontakt 6. Spero che questa piccola anteprima vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!